Riparte da Gragnano, la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del progetto Generazioni Connesse di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori. Un tour con oltre 70 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo. Il nuovo ciclo di incontri è partito a Gragnano, la presenza del ministro Patrizio Bianchi e del capo della polizia, Lamberto Giannini. Cominciamo oggi un nuovo giro per l'Italia. Questo camion qua, guardate che bello che è. Serve per andare in giro per tutte le scuole d'Italia. E partiamo di qua. E partiamo dicendo, partiamo da Gragnano. Partiamo da Gragnano perché i ragazzi ci hanno detto sì, e è importante avere le parole per dirlo, le parole sono le nostre parole e devono essere parole di amicizia. Sono molto contento di essere qui con voi, che siete con questi colleghi, state vedendo questo track che mandiamo in giro per l'Italia, proprio per informare e per fare capire tutto quello che si può fare col web, perché voi siete bravissimi, siete espertissimi, però c'è anche qualche possibile problema, qualche possibile pericolo che si riesce a evitare avendone consapevolezza e sapendo queste cose. La scuola, a nostro avviso, è la base di tutto ed è dalla scuola che dobbiamo iniziare, perché voi siete il futuro, siete quelli che poi dovranno portare avanti questo paese e lo dovete fare crescendo bene, serenamente, studiando, giocando, divertendomi senza avere problemi e pericoli, ma solo potendo usufruire di tutto quello di positivo che c'è sulla rete. L'obiettivo comune è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso della parola. Gli operatori della Polizia Postale e quelli del Ministero dell'Istruzione incontreranno studenti, genitori e insegnanti. Per fare della rete un luogo più sicuro, occorre continuare a diffondere una cultura della sicurezza online, in modo da offrire agli studenti occasioni di riflessione ed educazione per un uso consapevole degli strumenti digitali. Il messaggio che io vorrei lasciarvi oggi è questo, che a volte passare la palla a un compagno di squadra, aiutare un compagno di classe, aiutare il proprio genitore, può essere molto più importante che segnare un gol, perché alla fine sì, ti resta quel gol, per carità, ma è un numero. Invece quando si gioca di squadra, secondo me, si fa molto più e molto meglio.